Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi andremo a recensire queste FreeHondPods One. Prima di cominciare a vedere però l'unboxing e come si andranno a comportare, direi di parlare un attimo di questa azienda. FreeHond, innanzitutto, la ringraziamo per averci mandato il prodotto, ma è specializzata nella produzione di smartphone, smartwatch e cuffie, tutti caratterizzati dal buon rapporto qualità-prezzo. Probabilmente non l'avrete mai sentita nominare, anche perché è nata molto recentemente, solamente lo scorso anno. Di conseguenza ancora bisogno di tempo per poter farsi conoscere. Ma direi di bando alle ciance e cominciamo subito a vedere il prodotto in sé. Innanzitutto sul fronte possiamo già farci un'idea di che versione Bluetooth avremo a bordo, in questo caso la 5.3, di come saranno le cuffie, di quanto tempo hanno bisogno di carica, in questo caso un'ora e mezza da 0 a 100. Quanta musica possiamo ascoltare prima che si scarichino, in questo caso 6 ore, quante volte possiamo caricarla con la sua custodia, 4 volte da 0 a 100, per un totale di 30 ore di carica, quindi non male. Sul retro troviamo già le prime caratteristiche, cosa includono, quindi tre gommini di tre misure diverse, un po' di caratteristiche, comunque le vedremo più avanti durante la recensione. Andiamo ad aprire la confezione, ci troviamo subito davanti il manuale, in inglese naturalmente, non essendo un prodotto venduto ufficialmente in Italia. Le cuffie in sé, col showcase, sono già all'interno le cuffie. Poi ho tenuto i vari packaging per farvi vedere che quando andrete ad acquistare questo sarà intorno al case. Poi qui a lato troviamo il cavo di tipo C. Non molto lungo, ma comunque non serve tanto lungo per delle cuffie. E i gommini di tre misure diverse: large, medium e small. Installate quando le aprirete, troverete i medium. Io ho messo i large per un miglior isolamento del rumore. Parlando a livello design, ci troviamo sicuramente di fronte a un prodotto molto ispirato alle AirPods di Apple. In ogni caso il case è molto leggero, circa 30-40 grammi. In basso troviamo la porta di tipo C e un piccolo LED. Questo LED diventerà bianco quando noi andremo ad inserire le cuffie nel nostro case, e quando il case sarà in carico lampeggerà verde fino a diventare fisso quando sarà carico. In ogni caso c'è un magnete quando andremo a chiuderlo ed aprirlo. Magnete molto, devo dire, potente, le cuffie non rischiano di cascare dal case. Come vi dicevo, cuffie molto ispirate, comunque costruite bene, non ho notato particolari problemi, sono anche comode nelle orecchie, le usate per diverse ore senza problemi. Sotto ci sono i pin per la carica, come potete vedere anche dal case, là in fondo ci sono. Quando andrete ad estrarle per usarle, insomma, faranno un ding-dong indicandoci che sono accese. La prima volta soprattutto che andrete ad estrarle dal case avranno questo piccolo scotch bianco, ovviamente toglietelo altrimenti le cuffie non andranno mai in carica. E faccio vedere che il LED diventa bianco quando andiamo ad inserirle. Ecco qui, il LED diventa bianco. Ci sarebbe un LED anche direttamente sulle cuffie, però un po' fioco, di conseguenza quando c'è tanta luce fate fatica a vederlo. E per fortuna che c'è questo qui sotto. Quasi dimenticavo, cuffie certificate IPX4, quindi resistenze ai chicchi d'acqua e del sudore. Non so dirvi del case, ma in ogni caso le cuffie sì. Adesso direi di passare alla prova vera e propria delle cuffie e vedere come si comportano. Se dovessi dare un voto all'audio di queste cuffie, devo dire che darei un buon 8 su 10. Grazie al driver da 12 mm al loro interno, i bassi sono veramente molto profondi e intensi, però anche i medi e gli alti ci sono e si sentono. L'unico difetto forse è che ai massimi livelli di volume l'audio tende un po' a distorcere forse. Niente comunque che non ci consenta di capire in maniera chiara quello che stiamo ascoltando. Codec SBC AAC, quindi standard di questa fascia di prezzo. Purtroppo non abbiamo una cancellazione attiva del rumore. In ogni caso, io devo dire che montando i gommini large ho avuto un buon isolamento dall'esterno. Ho sempre sentito tutto quello che volevo ascoltare e non ho mai dovuto inoltre nemmeno metterle al massimo del volume. Il volume è molto alto, soprattutto pesano molto poco, solo 4 grammi per cuffia.
E altro difettino, chiamiamolo così, la mancanza di un'applicazione dedicata per poterle gestire. Qui è una vostra scelta personale, se volete delle cuffie da collegare e usare subito, sono perfette, mentre se cercate un prodotto di cui volete avere più controllo, diciamo, potreste rimanere un po' delusi. Adesso comunque andiamo a vedere le gesture. Eccoci qui con il nostro smartphone e naturalmente con le nostre cuffie. Area touch appena di sotto di questo piccolo LED, sia per quanto riguarda la cuffia destra che sinistra, naturalmente. Doppio tocco, cuffia destra e sinistra, per riprendere o interrompere quello che stiamo guardando. Come sentite, non so se riuscite a sentirlo, l'audio, anche se sono distante, è bello alto. Adesso interrompiamo. Doppio tocco. Tre tocchi sulla cuffia destra per passare al brano o video successivo. Ecco, tre tocchi sulla cuffia sinistra per tornare al brano precedente o video precedente. Interrompiamo un attimo. Abbiamo anche la possibilità di attivare l'assistente digitale. Dobbiamo tenere premuto 2 secondi o su cuffia destra o sinistra. E dovrebbe aprirsi l'assistente digitale. Eccolo qui. Abbiamo anche una modalità gioco. Dobbiamo premere 4 volte sulla cuffia destra. Sicuramente non la gesture più comoda. Comunque è così. Quando andremo ad attivarla, una vocina ci dirà game. Proviamo ad attivarla. E se riesco vi faccio sentire anche la vocina. Ecco, dovrebbe essere attiva. E poi per tornare alla modalità musica ascolto, diciamo di nuovo 4 volte sulla cuffia destra e una vocina dovrebbe dirci music, appunto per avvisarci che siamo tornati alla modalità musica. Io devo dire che ho provato questa modalità gioco ed effettivamente la latenza si abbassa. FreeHand ci assicura che la cuffia si abbassa fino a una latenza di 60 millesimi. Non male, io devo dire che l'ho provata, effettivamente si sente. Non sono cuffie comunque che vi raccomanderei per giocare, le scelte sono altre. Però in ogni caso, se farete una partita con queste cuffie, sicuramente riuscirete a giocare, non vi deluderanno. Adesso direi di passare a vedere i microfoni. E non so quanti siano, onestamente, però come vedremo fanno un discreto lavoro. I microfoni di queste cuffie, onestamente, mi sono piaciuti. La voce rimane ben chiara e udibile dall'interlocutore dall'altra parte. Onestamente, ho visto solo 2 microfoni, non so se ce ne siano altri, ma penso ce ne siano solamente 2. Comunque, abbiamo la cancellazione attiva del rumore e quindi l'ENC. E naturalmente, anche le chiamate hanno le loro gesture. Doppio tocco su cuffia destra o sinistra per rispondere o terminare la chiamata, mentre per rifiutarla, sempre cuffia destra o sinistra, dobbiamo tenere premuto per 2 secondi. Adesso sentiremo un esempio della qualità di questi microfoni. Uno è stato fatto in una stanza senza alcun rumore, mentre un altro è un test più di tutti i giorni, quindi con un po' di vento e rumori di fondo. Testa il microfono di questi FreeHand Pods 1 in una stanza senza alcun rumore di fondo. Come potete sentire, la voce si sente perfettamente e i microfoni sono di qualità. Adesso andremo a testarle anche con rumore di fondo e un po' di vento e vedremo se l'ente effettivamente funziona come deve. Testo il microfono di queste FreeHand Pods 1 in condizioni di vento medio o moderato e con altri rumori di fondo. Come potete sentire, la voce rimane comunque ben udibile nonostante tutto. E naturalmente, si perde il fuoco, comunque lei che sta facendo solo. L'autonomia è uno dei punti forti di queste cuffie. FreeHand ci dichiara che possiamo utilizzarle per 6 ore in ascolto musica prima che si scarichino. Io onestamente, ok che non le usate al massimo volume, però ho superato di molto i valori dichiarati da FreeHand. Probabilmente quelli di FreeHand sono veritieri per quanto riguarda il massimo volume. Io con un utilizzo misto, e quindi chiamate, musica, video,
con un volume 50-60%, ho notato un consumo del 90-10% ogni ora, ora e mezza. Quindi teoricamente io con il mio utilizzo potrei arrivare a 9 ore di utilizzo, quindi molto buono. Cuffie con 40 mAh di batteria, mentre case con una batteria da 500 mAh. Cuffie che impiegano un'ora e mezza a caricarsi, mentre il case impiega 2 ore a caricarsi. Inoltre FreeOnd ci dichiara che se noi utilizziamo le cuffie per 2 ore al giorno e poi le mettiamo in carica, il case ci può garantire 15 giorni di autonomia. Io ho provato ed effettivamente, cioè, le sto utilizzando da circa 2 settimane, qualcosa più, il case è ancora carico e le ho utilizzate appunto per 2 ore al giorno. Quindi anche in questo caso superi i valori che dichiara FreeOnd. Probabilmente FreeOnd ha fatto tutti i test col volume al massimo. In ogni caso, a livello autonomia non mi lamento, niente da dire. Non vi lasceranno mai a piedi sicuramente. Cosa non mi è piaciuto? Cosa mi è piaciuto? Se vi consiglierei l'acquisto di queste FreeOnd Pods One. Sicuramente la mancanza di un'applicazione, secondo me, va a togliere un po' di valore a questo prodotto. Non so se in futuro FreeOnd farà un'applicazione dedicata alle sue cuffie. Sicuramente le capacità le ha, sempre secondo me. Però dobbiamo anche considerare che è nata solo da un anno, quindi ha ancora bisogno di tempo. Nonostante tutto, vi consiglio comunque l'acquisto, perché ci troviamo di fronte a un prodotto ben assemblato, con una buona qualità audio, in particolare i bassi, e un'ottima autonomia, sia del case che delle cuffie, e ci porteranno sempre a sera, non avremo mai paura che ci lasciano a piedi, i microfoni sono di discreta qualità. Ma soprattutto hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Parliamo di un prodotto che costa soli 20 euro, anche meno. La concorrenza c'è naturalmente, però loro, secondo me, sono perfettamente in linea con la concorrenza. Niente da dire. In descrizione vi lascio comunque tutti i link all'acquisto. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace. Commentate se avete domande riguardo al prodotto o anche domande in generale, diciamo, che saremo lieti di rispondervi. E condividete, e magari così arriviamo anche a 2000 iscritti. Ringraziamo ancora una volta l'azienda, magari sperando in futuro di provare anche i suoi smartphone. E vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!